Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come promesso, oggi sono qui per parlarvi e darvi il verdetto di questa Panasonic Lumix LX15. Ho già realizzato un video dove potete vedere tutte le clip che ho realizzato in un weekend a Napoli con questa fotocamera, e vi lascio il link sia qui sotto in descrizione sia qui da qualche parte nelle schede. Ma andiamo subito ai verdetti perché non voglio perdermi in chiacchiere. Parliamo della costruzione: veramente ben realizzato, ottima la costruzione, interamente realizzata in metallo, non ho avuto problemi a buttarla nello zaino e non preoccuparmi troppo. È uscita praticamente senza alcun tipo di graffio, in questo sicuramente riesce ad essere una compagna fedele soprattutto per i viaggiatori. Penso che questo sia il focus principale di questa fotocamera. L'unico aspetto forse della costruzione che non mi ha fatto impazzire è il grip, quindi la maneggevolezza, non tanto per la questione che è una fotocamera piccola, compatta, quindi comunque lo spazio a disposizione è poco, ma qui il grip sul lato della fotocamera è veramente troppo poco accennato e non c'è alcuna superficie un po' più con più grip a cui poter fare affidamento. Infatti vi consiglio l'accetto come ho fatto io durante l'utilizzo, perché soprattutto io che ho le mani molto grandi non è facile impugnare e scattare o modificare qualche impostazione senza niente qui che possa fare magari maggiore attrito e aiutare la presa. Mi piacciono le due ghiere qui sulla parte dell'obiettivo, c'è quella per l'apertura con i vari valori 1.4, 2, 2.8, 4, eccetera, eccetera, facilmente accessibile grazie alle due protuberanze su cui fare affidamento, e poi c'è la classica invece ghiera infinita, molto morbida, che può essere usata sia per l'autofocus sia per lo zoom. Certo, non mi fa impazzire il fatto che sia a scorrimento infinito e si regoli sulla velocità con cui l'andiamo a muovere, ma ovviamente per chi vuole qualche scatto un pochino più professionale e con diciamo impostazioni manuali è sicuramente un'ottima aggiunta. Sia chiaro che la ghiera dell'apertura ovviamente è digitale, non rispecchia sempre il valore che noi andiamo ad impostare sulla ghiera, perché ovviamente la focale minima di 26 mm arriva all'apertura 1.4, ma se noi andiamo a zoomare fino alla focale di 78 mm l'apertura varierà automaticamente fino a 2.8. Parlando di ciò, parliamo anche dell'ottica, appunto, che è, come ho detto, un 26-78 1.4 2.8, molto molto luminosa, su un sensore da un pollice riesce ad avere anche un ottimo bokeh sia per foto sia per video. Veramente non sembrano degli scatti realizzati con una compatta, devo dire che in questo mi ha stupito. Ovviamente lo zoom è molto basico, si tratta praticamente di un 3x o giù di lì, quindi per chi magari vuole qualche cosa in più a livello di zoom si deve orientare su altro, ma in generale mi sono trovato molto bene, perché lo zoom 3x è quello, diciamo, basico, standard, che permette sia di avvicinarsi a determinati soggetti sia di avere un discreto grandangolo, solo che in video ovviamente questo grandangolo viene croppato ulteriormente, quindi non abbiamo proprio un grandangolo spintissimo, ma io sono comunque contento dei valori di questa fotocamera. Ottima invece la stabilizzazione a 5 assi, che vi avviso non funziona sul 4K e sugli slow motion, quindi sui frame rate molto elevati. Un'ottima stabilizzazione, perché veramente alcune foto che pensavo potessero uscire mosse invece sono uscite veramente veramente molto bene, e aiuta soprattutto anche negli scatti con poca luce. Abbiamo parlato dell'obiettivo, ma vi parlo anche del sensore, che da un pollice da 20 megapixel, qualcosina anche in più, ma non arriviamo ai 21 megapixel. È una classica fotocamera da un pollice, il sensore da un pollice è una giusta soluzione secondo me per mantenere sia una buona qualità e un dettaglio dell'immagine, ma allo stesso tempo delle dimensioni compatte. Ci sono delle compatte che hanno già fatto il salto verso APS-C o micro 4 terzi, ma sono comunque un pochino più grandi, ingombranti e pesanti di questa LX15, ma devo dire che io non ho avuto veramente nessun tipo di problema, perché di giorno ovviamente fa ottime foto, ma anche al buio se la cava molto molto bene. Tra stabilizzazione, obiettivo, sensore molto grande per essere una compatta, anche le foto di notte sono venute veramente molto molto bene. Anche al buio si vede un pochino di rumore, ma in generale non ha problemi, forse leggermente l'autofocus un pochino più lento rispetto alle performance di giorno, ma veramente sono contento a 360 gradi della resa
delle immagini di questa fotocamera. Ovviamente è una fotocamera che può scattare in RAW, quindi ampia possibilità di modifica in post-produzione, non sono i migliori RAW che abbia mai visto, però in generale si può giocare con il dynamic range che diventa veramente ampissimo e si possono fare scatti veramente di altissima qualità a livello anche professionale, soprattutto di giorno, se si sa come impostare alcuni parametri. Non parliamo neanche di schermo, perché secondo me lo schermo è uno degli aspetti più riusciti, non è anche qui il più avanzato, ma permette di essere utilizzato in questa modalità selfie, quindi secondo me in questo caso dimostra che il suo core sono i viaggi, ma soprattutto i travel vlogger, per chi va in giro e si vuole riprendere mentre parla e si vuole vedere, ovviamente per riuscire ad avere una composizione e vedere l'inquadratura nel momento stesso in cui registra. Let me take a selfie. E touch funziona molto bene, si vede benissimo anche sotto la luce del sole, è riflettente appunto perché è touch, e in questo forse il mirino elettronico avrebbe aiutato, ma avrebbe anche secondo me reso un pochino più ingombrante tutta la fotocamera. Nel 90-95% delle occasioni non ho sentito la mancanza del viewfinder, ma poteva essere un'aggiunta sicuramente gradita in questa fotocamera. Ci sono veramente tante impostazioni all'interno e penso che Panasonic sia una delle migliori in questo senso, con le impostazioni chiare, precise, con tutte le spiegazioni accessibili sia dai comandi manuali qui sul lato della fotocamera, sia col dito tramite touchscreen. Sono presenti le ghiere per la selezione delle modalità, cosa non scontata sulle compatte. Lo zoom, appunto, come dicevo, può essere effettuato sia tramite la ghiera sull'obiettivo, ma sia dal selettore vicino al pulsante di scatto. E c'è anche una rotellina qui che può essere usata in varie situazioni a seconda della modalità di scatto, per regolare il tempo di scatto, l'apertura o anche la compensazione dell'esposizione. Quindi veramente altissimo livello secondo me per questa compatta premium di Panasonic. Non manca un piccolo flash retrattile, pieghevole, per usare una luce di riempimento, quindi veramente attenta ai dettagli Panasonic. Certo, c'è qualche mancanza come vi ho detto, ma si vede che Panasonic sa il suo nel settore della fotografia. Ovviamente, essendo una fotocamera di ultima generazione, ha tutte quelle funzioni smart per essere controllata da telefono, per uno scatto da remoto, per passare velocemente gli scatti e anche le clip video verso lo smartphone. Lei crea un piccolo hotspot wifi a cui connettersi, basterà aprire l'applicazione, veramente ben fatta, devo dire migliorata col tempo, quella di Panasonic, che si possono utilizzare immediatamente le foto scattate che potremmo passare in batch, quindi avere una selezione di più foto o singolarmente, così da vederle e selezionare solo quelle che più ci piacciono. Quindi una fotocamera secondo me anche adatta per gli Instagrammer che vogliono uno scatto sicuramente migliore rispetto a quella di un iPhone, di un qualsiasi smartphone Android, ma che vogliono immediatamente il risultato sul proprio smartphone senza utilizzare i vari dongle eccetera eccetera. Ultimo aspetto di cui vi parlo è la batteria. Non è la migliore in circolazione, questo ve lo posso già dire. Praticamente resiste per una giornata da turista con circa 250 foto e 25 minuti di girato. Io l'ho usata soprattutto in Full HD a 60 frame per secondo, essere cavata benissimo. Devo dire che si può fare qualcosina in più, perché ci sono fotocamere sicuramente più performanti, ma difficilmente, a meno che veramente non fotografate o iniziate a registrare clip di qualsiasi cosa vedete per strada, riuscirà a sopravvivere ad una giornata da turista. Il mio consiglio comunque è di comprare delle batterie aggiuntive, di un caricatore di batterie esterno, per avere sempre una batteria di scorta con sé, ma c'è l'aspetto da non sottovalutare dell'ingresso micro USB che carica la fotocamera, quindi basterà un power bank magari nello zaino mentre si mangia, così da poter ricaricare ed avere quell'energia in più che ci può servire per finire la giornata. Conclusioni: il prezzo si aggira di listino tra i 550 e i 650 euro. Devo dire che secondo me è un prezzo giusto. Se pensiamo che è una fotocamera che registra in 4K senza surriscaldarsi, questo è forse l'aspetto
più importante da non sottovalutare di questa compatta, perché la sua principale competitor, cioè la RX 100 Mark 4, Mark 5, quella che sia di Sony, registra in 4K, forse anche qualcosina in più rispetto a questa Lumix sulla questione della resa generale, ma il limite più grande è che non registra praticamente per più di 5 minuti causa surriscaldamento del corpo macchina. Questa non si surriscalda mai, può registrare per 20 minuti video in 4K diventando tiepida ma non avendo nessun tipo di problema di surriscaldamento, è veramente tutto quello che si può chiedere ad una compatta. Secondo me il prezzo è assolutamente giusto, si trova anche a qualche cosa in meno se state attenti all'usato di Amazon, se state attenti a qualche offerta online, qualche promozione. E per chi fa del travel vlogging, per chi la vuole utilizzare in viaggio, per chi vuole delle dimensioni molto compatte ma non vuole rinunciare assolutamente alla ad un'ottima resa, ripeto, sicuramente migliore di delle foto e dei video fatte con lo smartphone, questa è secondo me la migliore soluzione. Si può salire, si può fare qualcosa in più, ma si va a perdere qualche cosa a livello di risparmio, di dimensioni, di funzioni, quindi Panasonic secondo me ha fatto centro, non è la fotocamera perfetta a 360 gradi, ma ha centrato una nicchia che sicuramente sarà contenta di questo prodotto. Non la consiglio per chi cerca soprattutto dello zoom molto, molto esteso, perché ovviamente questa qui ha uno zoom praticamente 3x, per chi vuole essere sicuro della presa, perché secondo me qui sul grip si poteva fare qualcosina in più, e per dei fotografi avanzati che magari hanno bisogno del viewfinder, che invece su questa fotocamera compatta non è presente. Per il resto sono stato veramente contento di questa Lumix LX15, che mi sento di consigliare perché io sicuramente la terrò per molto tempo. Per questo video io ho concluso, spero che vi sia piaciuto, che abbia risposto alle vostre domande e alle vostre curiosità. Se il video vi è piaciuto fatemelo sapere lasciando un bel mi piace qui sotto, se avete dubbi, domande, quesiti fatemelo sapere in un commento, io sicuramente risponderò il prima possibile. Iscrivetevi ovviamente al canale perché arriveranno nuovi video, spero ogni settimana. Con questo ho concluso, vi saluto, ciao a tutti da Tony Castano.